Una marcia per la pace questo pomeriggio da Emmaus alla Mendola. Qual è il significato di questa marcia? Prima di tutto è quello di riaffermare per noi del sud e soprattutto per noi del Tavoliere, noi pugliesi, la nostra vocazione di essere terra ponte, terra di transumanze, di incontri, mentre sta diventando per vari insediamenti militari punto vulnerabile la nostra terra. Lo sforzo di trovare un'alternativa, quello che è un contesto sociale che si sta muovendo su una direzione che io reputo sbagliata, cioè una direzione in cui viene saltato il privato, la separazione tra gli uomini, la competitività, in cui la vita, il piacere, la felicità dell'uomo viene vista appunto attraverso la possibilità che ha di appunto di consumare, di avere, insomma. Ecco. Vengo da un'esperienza di tossicodipendente. L'ho vissuta per 6 anni, forse più. I miei non riuscivano a capire il perché io facevo questo. E per me era importante, cioè era importante non nel fatto, diciamo, di eliminare la droga, perché io penso che la droga uno può eliminarla anche fuori, però io penso che è importante scoprire il perché uno si droga, il perché uno, diciamo, arrivi a fare una scelta del genere. La comunità, intesa in senso largo, ha ancora un senso nella risposta alla problematica delle dipendenze. Lei mi scusi, ma chi è? E lui mi disse: sono Don Vito. Mi hanno indicato voi, disse, io avrei l'idea di fare una fattoria didattica. Siccome non avevo un abito da sacerdote, disse: ma in che senso, Don Vito? Non capii subito. A termine di un'esperienza di 6 anni di direzione del centro giovanile che è in Brindisi, mi fu proposta questa esperienza di frontiera. Quando ho conosciuto Emmaus avevo dei pregiudizi, come probabilmente ce le hanno tutti quelli che sentono per la prima volta o questo nome o anche il mondo della tossicodipendenza, dell'alcolismo. Degli animali siamo io e Vie, diciamo, siamo quelli che se ne occupano sempre. Da questi anni di esperienza che ho avuto con gli animali ha dato un modo diverso di approcciarmi con le persone. Lo vedo anche con i ragazzi che sono qui in comunità, lo vedo con i bambini che vengono da noi, cioè quando vedono un animale che non hanno mai visto prima, sono felicissimi, sono contenti. Si abbracciano con gli animali, cioè il sorriso è meraviglioso. Poi anche l'animale trasmette molto, perché se riceve affetto ne dà tantissimo. Io ho visto persone che si mettevano con la radio, stavano con i conigli e dedicavano tutto il loro tempo ai conigli. Un ragazzo, un accolto che c'era da noi, la mattina scendeva e doveva salutare tutte le mucche. Il primo pensiero era buongiorno, e aveva dato anche il nome alle mucche, si vedeva così tanto. Di affezioni alla gallina, di affezioni al coniglio, di affezioni al cavallo, di affezioni all'asino, e allora comincia a prenderti cura di lui. È quello che, diciamo, che ti dà il senso di responsabilità, è proprio quello. Grazie all'affetto che provi per il cavallo, poi dopo ti prendi cura di lui, capisci che per rapportarti con il cavallo devi avere alcune attenzioni, cioè nel senso che devi dare da mangiare,
È come nell'amicizia, se tu hai un amico ti devi occupare dell'amico. Purtroppo con Emmaus c'è sempre stato il problema di chi ce la fa e chi non ce la fa. Mi emoziono in maniera particolare. Perché ricordo i volti di alcuni. Pregiudizi nella vita non si devono avere, ma bisogna fare le esperienze in maniera tale da capire che il pregiudizio non deve esistere. Io stesso mi sono trovato, dopo che ho superato questa fase iniziale, a prendere qualche ragazzo e a riportarlo indietro. Quando arriva il periodo estivo, allora è come, non lo so, gli viene la febbre a sti ragazzi. Se hai attraversato anche tu, insieme con loro, il percorso delle ferite della vita, sei anche più capace di camminare a fianco senza imporre il ruolo, senza imporre la norma. Noi in un modo o nell'altro siamo sempre a fianco, perché l'ideale da cui siamo partiti è camminiamo sulla strada di Emmaus. Sappi che è un pagliaccio. Tu sei come me. Un pagliaccio. Quindi avrai la parrucca colorata. No, quella grande, no. Ma che campo da fallo? Che dici tu? Allora, quello no, quello no, quello no. Guarda là. Guarda, va bene. Ma è un personaggio. Allora, tu vestito tu. Di condomini solidali si parla oggi, housing sociale, lavanderia in comune in un condominio. Sono forme diverse che oggi mostrano il voler mettersi insieme per risolvere i problemi, insieme. Non sto in posizione di lamentarmi, perché ci sta chi non c'ha veramente niente. Ti ha perso il lavoro a 50 anni, mi sto incontrando tanti per strada, tornano alla stazione e vi posso garantire che è una cosa umiliante, veramente brutta. Io sto aiutando i fratelli della stazione, uno lo sa, ieri sera stava una persona sta senza coperta. No? Io sto oggi alle 4, sono sceso a casa, c'ha chi da portare, no? Se io lo racconto, no? A me sei sincero, ma pigliano pisciere, cioè in che senso? Qualche uso di confusione, perché sono stato pure io con questa mentalità, che me ne frega a me da loro, ma che vi fa scendere, la cosa la devi vivere. Quello che ho provato io non lo posso, non lo so descrivere. Io è ormai un anno che mi trovo a Foggia e dal momento del mio arrivo ebbi notizia di questa iniziativa. Era da allora che desideravo conoscere quanto era stato realizzato da Don Michele, me ne aveva parlato il mio predecessore molto esplicitamente. Il tempo è volato per la verità e questa è stata l'occasione per conoscere la comunità in questa circostanza che è un po' il decollo ufficiale, nonostante l'attività sia già iniziata e abbia dato i suoi frutti, decoloniziale verso un futuro che mi auguro sempre più concreto e sempre più ampio. Penso che sia un primo fatto concreto rispetto al problema del recupero e della riabilitazione di tanti ragazzi che vivono questa esperienza della tossicodipendenza. Certo, tantissime altre cose sono da fare, non solo nella comunità ma anche rispetto al territorio, ma questo è un dato concreto di grande importanza a mio avviso, cioè il fatto che il villaggio funzioni, che ci sia gente accolta e che quindi
si possa cominciare a parlare di un intervento ben organizzato anche nel nostro territorio. Diciamo, la fermezza della determinazione di Don Michele, la mia e quella di altri, di tanti altri, ha fatto sì che queste opere poi potessero nascere e realizzarsi. E poi Don Michele è stato un testimone costante fino alla fine della sua vita di questo impegno a favore di queste persone. Don Michele si andava dal prefetto. Buongiorno, voglio salutare il prefetto, mica si preannunciava. Si andava dal sindaco, anche di quelli che poteva essere sopportato o non sopportato, però rispettato sì, da tutti. Quando era il tempo di Agostinacchio sindaco, gli ha dato la morte Don Michele, diceva voglio parlare col sindaco, perché c'erano tutte le vicende della casa del giovane, quando non era d'accordo. Prima o poi mi riceverà, e con il suo giornale era capace di fare ore e ore di anticamera, ma non si faceva licenziare. Lui è ispirato nel silenzio. Noi abbiamo avuto tutto il tempo nella notte di organizzare la chiesa con un tappeto, abbiamo scelto una bara molto semplice di legno chiaro e diamo la comunicazione ai ragazzi accolti nella comunità intorno alle 5 della mattina, insomma. Non abbiamo fatto rumore, è stato un momento molto intimo. Allora alla fine della preghiera Don Vito dice, Don Michele li vogliamo benedire insieme. Rimanemmo tutti gelati perché lui alzò il braccio in questo gesto forte, nessuno se l'aspettava, pensavamo che lui sì, avesse ancora un po' di presenza. Ma questa benedizione, questo segno di croce, l'ultimo giorno, il mercoledì, lui poi è espirato intorno a mezzanotte di quello stesso giorno. Quindi la sua lucidità credo è stata presente veramente fino alla fine. Avevamo un rapporto di grande amicizia, era un padre spirituale, ma era ancora di più di un padre spirituale, era proprio un padre per tutti noi. E devo dire che la città ha reagito nella maniera in cui doveva reagire, c'è stata una grande partecipazione. Insomma, persone come Don Michele, insomma, ce ne sono pochissime, perché siamo al di fuori anche di alcuni canoni di normalità, è una persona di grande carisma, di grande cultura oltretutto, grazie alla sua autorevolezza, la sua determinazione, poi i risultati sono stati ottenuti. Devo dire che la realtà di Emmaus gli deve moltissimo. C'è una pietra miliare per Foggia, appunto. Una pietra miliare per Foggia, certo. E soprattutto un segno di speranza per i giovani, perché non ci sono problemi che non possano essere risolti. E chi, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, si toglie la vita nella disperazione di non riuscire a risolvere i problemi, sbaglia. E negli ultimi mesi abbiamo avuto più di 4 suicidi qui a Foggia. Ecco, chiudere così è una sciocchezza, perché per ogni problema, anche gravissimo, c'è una soluzione. E noi vorremmo dare una mano a questi giovani a trovare questa soluzione. La sua voce, ispirata, profonda, forte e dolcissima. Ci mancherà il suo sguardo, capace di abbattere qualunque barriera, senza filtro. Quelli che vanno dritti al centro del cuore. Ci mancherà tanto quella straordinaria capacità di attraversare i luoghi del potere, portando sempre con sé dei segni buoni. E riusciva a trasformare i luoghi più lontani alla percezione del dolore in terra fertile per accogliere quei semi, per farli germogliare. Perché noi siamo aggrappati alla tua vita, abbiamo bisogno di te tutti, soprattutto chi qui, in questa comunità, in questa esperienza, ha imparato ad essere accolto
e ha vissuto nell'accoglienza il primo fondamento di una cultura dell'educazione, l'educazione alla responsabilità, alla fraternità. Quante cose potreste raccontare? Dall'agricoltura fatta in maniera sociale e sostenibile fino all'idea che ogni persona, quello che è uscito di carcere, quello che è inciampato nella dipendenza patologica, quello che è stato violato nel corpo o nell'anima, non l'ha mai visto come un problema, l'ha visto come una risorsa. E credo che lui ci abbia veramente insegnato che cosa significa quella pagina del Vangelo dove è scritto che le pietre che i muratori hanno buttato via, le pietre di scarto, nell'economia della salvezza sono diventate pietre angolari. Io non sono mai riuscito a vedere un confine tra Emmaus, tra le varie cooperative, la fondazione, no. Qua ci troviamo di fronte a un paese dove ruotano migliaia di persone, non sono solo quegli accolti che stanno là. Un paese, se non lo sai governare, a volte col pugno stretto, a volte con le mani larghe, non riesci a fare. Sarebbe un bene che viene tolto alla gente, che viene tolto a chi ne ha bisogno. Comunità, intesa in senso largo, ha ancora un senso nella risposta alla problematica delle dipendenze. La risposta, che non è certamente di tipo giustificativo della nostra identità attuale, è stata sì, perché se effettivamente il problema delle dipendenze è un problema sostanzialmente di tipo relazionale, il tema della dipendenza è un tema che passa attraverso il noi, non attraverso l'io, e in questa dimensione noi abbiamo rinnovato la nostra scommessa sul fatto di dire la comunità, certamente con tutti i cambiamenti che si producono, è ancora una risposta valida alla problematica della dipendenza. Il singolo da solo, la famiglia da solo sul territorio, il medico da solo sul territorio non può farcela. We'll be right back.